che vedete. È dal 2008 che insieme ai ragazzi e alle ragazze e a quelli che si sono aggiunti e che oggi formano la banda larga, io non faccio altro che seguire la mia stella. E la mia stella è semplice, è quella frase di Calvino con cui vi ho angustiato per tanti dibattiti. Calvino disse, rispondendo a una domanda sul cosa sarebbe stato in futuro la politica, in una delle sue ultime interviste, rispose: la politica sarà amministrazione. C'è un'ambivalenza in questa risposta per me molto feconda. È la liberazione dalla politica intesa come totalitarismo, intesa come negazione della vita privata, come prefigurazione di una società alternativa, come il fatto che ci sarà una classe che ci libererà tutti e che invece ci ha portato al totalitarismo e alla dittatura. C'è una liberazione da una certa idea di politica, ma c'è anche la scoperta che la politica, la più bella politica, è l'amministrazione. E servire con dignità e onore, come dice la nostra Costituzione, i cittadini della propria città. Perché quello che c'è stato di bello per me nel fare il presidente del quartiere Savera è che oggi, quando ci ritorno, vedo quello che ho fatto. Vedo i parchi che ho contribuito a costruire, vedo le scuole, vedo i centri sociali anziani, addirittura le rotonde. Vedo quello che ho fatto. E questa è la cosa più bella della politica, perché la politica o è concretezza o è cambiamento della realtà o non serve. Non serve soprattutto a sinistra. Per questo noi non saremo politicamente corretti. Ma vi assicuro che noi saremo simpatici. Noi saremo simpatici. Noi non saremo la sinistra arrogante e presuntuosa che ci spiega ogni volta cosa non hanno capito gli altri. Noi saremo la sinistra che ha il coraggio della verità senza puzza sotto il naso. E noi non saremo in casa, neanche a prendere il tè. Noi staremo in strada, perché la strada è l'unica salvezza della sinistra. Noi vogliamo un partito popolare, mi si risponde, non è corretto, bisogna dire cittadini, non è vero. Noi vogliamo un partito popolare, capace di dire la parola legalità, rispetto della legge. Noi voglio un partito capace di dire ordine, città pulita, voglio un partito capace di combattere davvero la mafia. Noi diremo che la gente non ha bisogno di pane. Ha bisogno di soldi, ha bisogno di soldi, e questa parola facciamo fatica a pronunciarla noi correttamente politici di sinistra, e che per salvare gli ultimi dobbiamo difendere, lo ripeto, anche i penultimi. E poi lasciatemi dire una cosa al Partito Democratico, ai tanti amici che mi hanno sostenuto come iscritti al Partito Democratico. Le nostre sedi, lo informo, gli amici della coalizione e i tanti giornali interessati al Partito Democratico, vi informo che le nostre sedi, i nostri circoli non sono fortini a difesa di un tesoro. Entrate nei nostri circoli, non troverete nessun bottino da rubare al Partito Democratico, perché noi non abbiamo bottini da difendere, e non ci troverete, perché noi in genere stiamo tra la gente a spendere la nostra vera ricchezza, il nostro tempo volontario, la nostra passione e le nostre proposte. Accomodatevi nelle sedi del Partito Democratico, perché non ci troverete ad aspettarvi. Noi ci candidiamo a cambiare questa città, e per cambiare questa città noi costruiremo un progetto civico, una eredità da lasciare per i prossimi 30 anni, con un sindaco indipendente. Perché vedete, non importa essere iscritto o civico, importa che il sindaco fin dal primo momento sappia costruire la propria indipendenza per parlare a tutta la città, perché non importa che i cittadini bolognesi siano di destra e di sinistra, importa che si riescano a unire su obiettivi per il bene comune. E questo soprattutto deve sapere interpretare un sindaco. Quindi importa fin da subito lavorare per unire questa città, indicando una direzione di marcia, e bisogna farlo, e lo potremo fare. Lo so, per tutti noi è stato un inverno freddo,
ma l'inverno del nostro scontento finirà il 23 gennaio, ve lo assicuro. Finirà l'inverno del nostro scontento. Abbiamo combattuto una prima bella battaglia e la stiamo vincendo, grazie a tutti voi. Adesso ci aspetta la primavera di Bologna. E questa città non sarà forse nel futuro una Bologna forte in cultura come Atene? Non sarà forte una forse una Bologna efficiente come Sparta? Ma vi assicuro che sarà molto più di questo. Sarà una città che potrà avere tanta cultura e tanta efficienza, perché sarà una città indipendente e coraggiosa, con un forte progetto civico. E avrà il rango, la reputazione e il rispetto che merita in regione e nel mondo. Per questo, diciamo a chi guarda indietro, a chi pensa che guardare nel retrovisore serva a fare retromarcia, che noi guardiamo nel retrovisore per fare meglio il sorpasso. E diciamo a questi che non è ora di stare fermi o di guardare indietro, che adesso è ora di andare avanti. Avanti, come fratelli, come sorelle, uniti da legami di libertà, da legami di solidarietà, dalla voglia di vincere il futuro, dal coraggio, dall'energia. Avanti, insieme. Avanti con la paura sana di chi sa avere coraggio. Un nuovo inizio per Bologna, per noi stessi e per questa città. Avanti, insieme, per Bologna. Grazie, grazie davvero.